Salve a tutti Simmers, benvenuti al canale, io sono Mary Shelley e siamo tornati nella Bachelorette Challenge. Eccoci qui, siamo qui con Alice One e i tre pretendenti, di cui uno di loro sta per essere eliminato, ragazzi. Chissà chi è, la scelta è stata arduissima. Avete votato tutti e tre in modo quasi uguale, ragazzi, però quasi, quel quasi cambierà la sorte di almeno uno di loro. Qualcuno di voi ci rimarrà male, ne sono sicura, però ragazzi, d'altronde è questa la challenge, è questa. Allora, ho allestito il tutto in modo un po' vintage, come potete vedere, ho messo anche l'albero di Natale. Qui, diciamo, il vincitore, tra virgolette, cioè quello che ha ricevuto un po' meno voti, andrà qui con la sim e scarterà i pacchettini regalo. Il sim invece che rimarrà nella casa andrà qui, bello comodo. Abbiamo anche un maggiordomo, ragazzi, eccolo qui. E quindi siamo fornitissimi, assolutamente. Sono molto molto contenta. Mi spiace solo per il sim che se ne deve andare. Sono veramente curiosa di vedere chi sarà il vincitore, perché sono veramente veramente curiosa. Intanto direi di partire. Le eliminazioni le svolgeremo come la volta scorsa. Partiamo, ragazzi. Allora, in questa puntata, con tre sim rimasti, il sim che non deve lasciare la casa è Antonio, ragazzi, Antonio, vai qui. La nostra sim ti accoglierà benissimo. Antonio, tu non devi lasciare la casa. Quindi fai il baciamano. Bravissimo, Antonio, bravissimo. Discuti il colore. Oh. Lui, ragazzi, non lascerà la casa. L'avete votato in tanti, ma non è lui a perdere questa sfida per questa volta. Vi siete divisi tantissimo. Un bel bacio. Benissimo. Antonio, tu ti puoi andare a sedere qui. Intanto. Vai, vai, vai. Su. Bravissimo. Bravo Antonio, bravo, bravo. Ce l'hai fatta. Per questa volta ce l'hai fatta, perché veramente non so chi vincerà. Il secondo sim, ragazzi, che non deve lasciare la casa è Jacopo! Jacopo, vai qui! Oh, Jacopo non lascia la casa, ma ha rischiato, ragazzi, di brutto. Ha rischiato tantissimo anche Jacopo stavolta, devo dire. Veramente ha rischiato tanto. Direi un bacio. Forza! Benissimo. Jacopo, tu ti puoi andare a sedere qui. Poi chiameremo il sim che deve passare più tempo con la nostra simmina. Vai, Jacopo. Vai, vai. Benissimo, ragazzi. Quindi, ovviamente, il sim che deve lasciare la casa, ormai l'avete capito, è Nicola. Nicola, vieni qui. Tra l'altro, Nicola è già un po' triste, come potete vedere. Ora è felice, però ha una tristezza, diciamo, nel profondo, amore traballante, e infatti verrà fatto uscire dalla casa. Allora, complimentiamoci intanto. Ciao Nicola. Mi spiace veramente, ma è anche quello con la barra romantica più bassa, effettivamente, ragazzi, guardate come è messo. Malissimo. Facciamo un'eccezione alla regola, direi, visto che devo uscire. Bacialo. Un bacio per i fan di Nicola. No, no. Non ha nemmeno voluto, non c'è niente da fare, quindi abbraccialo. E lui, ragazzi, è l'eliminato. Comunque, l'avete votato con soli tre voti in più di Jacopo. Soli tre voti in più. Ecco fatto. Ciao, ciao, Nicola. E Nicola non c'è più, ragazzi, eccoci qui. Sono rimasti solo Antonio e Jacopo. Tra i due il favorito, ma di poco, credetemi, di molto molto poco,
stato Antonio, almeno per quando ho conteggiato io. Tutti i nuovi voti, ragazzi, non contano, vi ricordo. Quindi, di pochissimo, Antonio è stato favorito a Jacopo. Effettivamente anche la bara romantica è un pochino più alta, però forse perché ha ricevuto qualche bacio in più. È una cosa che conta poco, diciamo, ora come ora. Bastano due baci in più per alzare la barra romantica, quindi non lo contiamo quasi neanche più, guardiamo solo come si comportano. Allora, Ellie viene a sederti qui. Lui ha guadagnato un momento romantico. Tu, anzi, vai a chiamare subito il maggiordomo, dove è finito, e chiediamogli di servirci qualcosa. Assegna un incarico. Cucina un pasto? No, dov'è? Gestione, responsabilità, visitatori? Volevo, prepara bevande. Non serve a niente questo maggiordomo. Che roba buona! Certo che serve invece. Prepara una bevanda a bar. Ecco qua, prepara una bevanda. Vai a chiedergliela. Intanto qua sta cucinando, sembra roba buona. Il campanellino, ragazzi! Lo chiama e lui arriva, eh? Niente meno, niente meno. Deve solo finire di cucinare, quindi abbiamo anche un buon pasto sul fuoco. Cos'è? Tortellini all'aragosta, ragazzi. Niente meno che tortellini all'aragosta si sta facendo. Fantastico. Ecco qui che ci prepara qualcosa dal bar. Benissimo. E lo porta a chi? Come? Se lo tiene lei? Ma no! Ma no! Ma è da licenziare questo? No! Maggiordomo, assegna un incarico. Scusi, eh? Scusi, signorina. Signorina, le bevande sono per noi, non per lei. Ma qui può appoggiare le bevande? Questa è una cosa che non capisco. In teoria sì, si possono appoggiare. No, se lo beve lei. Quando è ovvio che dovrebbe essere per il padrone, insomma. Mi pare ovvio. Quindi questa cosa è un po' da risolvere, mettiamola così. E direi che la seconda bevanda la prepara lui, dai. Servi bevande. Allora, serviamo vassoio di linfa di ciliegio. Sì, questo, assolutamente. Intanto questo qua, anzi, glielo lasciamo al maggiordomo che così si ubriaca, vai. Non serve a niente pure il maggiordomo. Io pensavo una cosa carina e invece, ciaone, ciaone. Ho un bel vassoio, ragazzi, di bevande. Quindi, prendi una bevanda e siediti qui. Anche tu prendi una bevanda e poi siediti qui. Comunque, abbiamo scoperto che il maggiordomo è un alcolizzato. Oh, gli racconta il più del meno e poi adesso complimentati con lui anche, magari. Allora, romantico, bacia no, basta, veramente. A carenza, accoccolati. Accoccolati mi sembra la cosa migliore. Oh, eccoli qui, bravi, che carini, ma bravi, 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 bravi. Ora magari fai un massaggio, ma anche tu a lei. Ti sei guadagnato un massaggio, complimenti, complimenti, che teneri. Cosa fate? Oddio, amoreggiano, ragazzi. Ma che belli, ma amoreggiano così, ma non va bene però. Sono carini, però no, no, però diciamo lui ha vinto questo momento speciale con lei. L'altra volta era toccato a Jacopo, questa volta è toccato a lui. Pura semplice casualità, nel senso voi avete scelto il vostro favorito per ora è Antonio. Ma ragazzi, tra Antonio e Jacopo io veramente non so chi vincerà. Pensiamoci bene, non lo so davvero perché Jacopo sì, si è comportato male l'altra volta, però ha ancora tutte le carte in regola, a mio parere, per vincere, perché a parte il fatto di essersi comportato male una volta, si è sempre comportato bene per il resto. Antonio attira molto la nostra sim, la attira moltissimo, ma qualcosa in lui ancora non mi convince, quindi entrambi hanno qualcosa, diciamo che non mi convince totalmente ed entrambi hanno dei punti molto molto forti. Quindi, ragazzi, sarà una scelta veramente ardua. E ora, ragazzi, aprite i regali. Apri la sorpresa. Che carino. Bravi. E anche tu apri il tuo regalo. Avanti. Vediamo lei cosa trova. No, niente dolcetto, mannaggia. Dai, vai. Niente dolcetto per lei. E per te?
Oh? No, neanche lui dolcetto. Mannaggia. Allora, tu fai una cosa per concludere la puntata. Qual sarebbe? Alcuni frammenti del materiale di scarto. O Antonio la sta usando male o è una sorpresa festiva di pessima fattura. Accidenti. No, allora, per completare la puntata, direi che puoi dare un bacio anche a lui. Ragazzi, lei può baciarli perché lei è la... Baciarsi? Aspettate, no, no, qualsiasi cosa è per fare, no, io la volevo fare qui di nascosto, assolutamente di nascosto, non voglio danni, anzi, vai qui e vai qui, giusto un bacio di consolazione per non essere stato il vincitore, anche se in realtà lui sta benone perché comunque non ha perso, quindi ci sta, ragazzi. Oh, eccoli qui, dai, bacio per chiudere la puntata per i fan anche di Jacopo. Ora sta tutto nelle vostre mani, ragazzi. Sta tutto nelle vostre mani. Bacio di chiusura, ragazzi, con Jacopo, perché più o meno è allo stesso livello di Antonio, che è qui che beve beatamente ignaro. Vi dico già che nella prossima sfida accadrà qualcosa di particolare. Sarà una sfida molto speciale in cui loro veramente dimostreranno se amano la nostra Ellie oppure no. Vi posso dire soltanto questo. E con questo direi che noi ci possiamo fermare qua. Mettete un bel like se vi è piaciuto, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, anche al canale di Facebook che vi lascio in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!